Fabio Levi, insegno storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e mi occupo di disabilità visive da tanti anni. Conosco abbastanza bene la situazione francese, quella inglese, eccetera, e lì i problemi vengono oramai affrontati sistematicamente dalle istituzioni culturali, chiaramente con risultati differenziati, contraddittori, eccetera, ma il mondo delle istituzioni è stato pienamente investito dalle questioni dell'accessibilità ai disabili. In Italia la situazione, secondo me, sta cambiando abbastanza rapidamente, nel senso che negli ultimi anni c'è stata una sensibilità crescente, soprattutto una sensibilità fra gli operatori più giovani che sono riusciti a influenzare anche le direzioni dei musei e delle istituzioni culturali. Ad aver preso le iniziative nel campo dell'accessibilità o più in generale dell'interesse e dell'emancipazione dei disabili sono state i diretti interessati, cioè i ciechi, i sordi, eccetera. E questo corrispondeva anche alla necessità di creare strumenti specializzati, perché la cecità è molto diversa dalla sordità, è molto diversa da altri tipi di handicap, addirittura anche nel mondo delle disabilità visive, uditive, ci sono situazioni molto diverse che richiedono interventi specifici, strumenti specifici. È comprensibile che i mondi siano separati, anche perché le istituzioni sono diverse e spesso sono anche in concorrenza fra di loro, no? La riflessione su questi temi è andata molto avanti e finalmente si parla di universal design, si parla di progettare per tutti, ci si pone in una prospettiva che reclama l'unificazione o un punto di vista di carattere generale. Spesso in molte istituzioni si comincia a fare qualche cosa, si parte con grande entusiasmo, ma poi le iniziative sono troppo legate alle persone, quando quelle persone non ci sono più tutto si affloscia e si disperde. E quindi il problema è quello di dare continuità. Continuità vuol dire continuità di competenze e continuità di investimento. Investimenti anche piccoli, ma garantiti anno per anno in modo da non provocare appunto la caduta definitiva di iniziative pur significative. Questo è un problema importante. L'altro problema è quello della qualità, nel senso che io credo che adesso ci sia la possibilità di realizzare iniziative di qualità, perché alcune ci sono e possono tranquillamente essere imitate, esportate, eccetera. Ci sono anche tante iniziative piene di buona volontà, ma che dal punto di vista della qualità sono di livello relativamente basso, no? E quindi bisogna fare in modo che le iniziative di qualità abbiano risonanza, possano essere spiegate, possano essere raccolte e come dire, si cerchi di evitare i particolarismi, le difese a prioristiche di iniziative che invece sono sì importanti, ma che però dal punto di vista della qualità lasciano a desiderare, no? Quindi questo è un secondo problema. C'è un terzo problema, che è quello degli investimenti, cioè si diceva nel seminario, rendere accessibile una struttura, una situazione, eccetera, non è particolarmente costoso, ma non lo è a due condizioni: primo, che lo si voglia fare e che quindi si investa quel poco che è necessario per andare avanti, e poi la seconda condizione è per l'appunto che questo tipo di iniziative entrino nella routine, perché è solo così che le iniziative diventano poco costose, perché sono una piccola percentuale di un budget che comprende stabilmente quel tipo di iniziative.